Ciao ragazze, eccomi qua per un nuovo video. Allora, come vi avevo promesso, ho travasato i gel dentro i vasettini rossi e quindi vi faccio vedere il metodo che utilizzo io. In realtà, come faccio per far creare meno bolle possibili e il risultato finale. Come già detto l'altra volta, io solitamente da Bushman prendo i gel da 50 ml e poi li travaso in quelli da 15. In questo modo ho un vasettino che comunque è più carino e in più è molto più comodo perché comunque ha una bella apertura e poi essendo comunque 15 ml mi è più comodo da utilizzare se si sporca, se cioè nel senso se entrano dei glitter piuttosto che delle paillette che ogni tanto mi scappano dappertutto, riesco poi alla fine a pulire anche un po' sotto, non sempre onestamente perché se mi capita di travasare che non è completamente finito mi rimane, però vi dirò, van su anche sul fondo e quindi ci può stare, però comunque anche all'occhio è più carino. Spero che questo video vi piaccia, spero soprattutto che vi aiuti a risolvere il problema, cioè nel senso che vi magari cose che io do per scontato, che cose che faccio normalmente o comunque che tralascio dal spiegarvi quando vi dico sì, travasatelo poi lasciatelo aperto, le bolle, non bolle. Spero che possa, vedendolo, possa servirvi a non avere più questo problema. Ecco, vi aspetto come sempre sul gruppo e niente, spero che vi piaccia. Ciao ragazze, ciao! Allora, ecco qua i nostri vasetti. Noi prepariamo il vasetto da travasare, che è questo qui, quello classico. E questo è il vasetto invece in cui io travaso. Allora, apriamo. In questo caso c'è dentro ancora un goccino. Ma siccome poi mi serve, vi faccio anche vedere, ne approfitto per farvi vedere. Allora, togliamo il tappo da questo. Come vedete, non ho nessuna bolla. Io prendo questa spatolina, però voi potete utilizzare qualsiasi attrezzo avete o che. Okay. Allora, la cosa da fare è lasciare che il gel piano piano cada. Questo è semplice perché è abbastanza fluido. Il problema più grosso lo si ha con i gel più densi. Ok, io faccio cadere. Quando vedo che è praticamente quasi pieno, comincio a tirare su. E poi pulisco la palettina sul bordo. Ok. In questo modo le bolle che ci sono all'interno sono veramente poche e piccole. Quindi cosa faccio io a questo punto? Lo lascio tutta la notte scoperto. Nel senso che lo lascio così come lo vedete, senza niente. Senza il tappo. Una cosa che faccio ogni volta che travaso è dare una pulita al vasettino se ne ha bisogno, solitamente una pulitina veloce lo si dà. Io lo faccio col cleaner. Allora, questa operazione fatta col cleaner, col pad e col cleaner, può in effetti cuocere la plastica, quindi il motivo per cui poi questa parte qua della plastica vi si rompe è proprio perché con il cleaner piuttosto che con l'acetone questa parte si rovina, però vi dico, questo qui a me, io continuo a travasarlo e un annetto mi dura, quindi direi che un anno. Allora, così forse lo vedete meglio. Le vedete, ci sono delle bollicine, ma sono proprio poche e piccole piccole. Questo qui, tenendo il gel in questo modo scoperto,
vengono su, pian pianino vengono su, quindi noi non lo facciamo, cioè non lo chiudiamo. Questo qui invece lo mettiamo via e siamo a posto. Allora, l'altro che mi serve è il glanz. Anche questo qui ancora un po' ce n'è dentro. Qui sul fondo del vasetto si sono depositati, si è depositato qualche glitter, ma non mi dà fastidio perché essendo sul fondo, stesso procedimento. Io il mio vasetto lo apro, prendo la mia palettina che nel frattempo ho ovviamente pulito. Faccio scendere piano, l'unica cosa è non aver fretta, perché chiaramente più il gel si muove, meno il gel si muove e meno bolle fa. Lo fate accompagnare. Ok. Quando il vasetto è quasi pieno, fate la stessa cosa. Tirate su, in modo da lasciare in giro meno disastri possibili. E qui puliamo la palettina. Ok. Stesso discorso che con l'altro. Andiamo, vedete? Ci sono poche bolle dentro, ci saranno 4-5 bolle, proprio poco poco. Andiamo a pulire il vasetto. Ok, così poi dopo quando andiamo a chiuderli sono puliti. Ok, e anche questo lo lascio qui con il suo tappo vicino. Questo lo richiudo e via. La parte più complicata è, come vi dicevo, vediamo dove ce l'ho. Eccolo qua. C'è insieme, cioè c'è in questi gel qua più densi. In questi bisogna fare un po' più attenzione. Questo è, ce n'è ancora un briciolo dentro, ma vi faccio vedere. Lo apro. Sigillato super bene, perfetto, manco si apre, ce la possiamo fare. Ecco, il grosso problema, come vi dicevo, è quando i gel sono molto molto densi. Allora, quando sono molto densi, io procedo in questo modo. Tolgo via bene da un lato tutta la copertura e poi procedo per gradi. Prendo la mia palettina, prendo una palettata di gel senza muoverlo dal bordo, lo tiro su e lo scarico vicino al bordo in questo modo. Poi faccio la stessa cosa, prendo un'altra palettata, prendo e lo scarico. In questo modo non mi si creano bolle. Ancora un'altra palettata, lo vedete, questo è. Se lo conoscete, è lo stress punct. L'importante è non agitarlo e fare le cose, come vi dicevo, con calma, non vi corre dietro nessuno. Quando fate questi lavori, cercate di farli veramente con la calma.
Se vi fa qualche bolla, questo qui, ed essendo molto denso, potete, non basterà una notte scoperto, potete tranquillamente, quando mentre lavorate, tenerlo sopra la lampada in modo che vi si ammorbidisce un po', quindi diventa un po' più fluido e di conseguenza riuscite a, lasciando poi scoperto, riuscite a far salire in superficie le bolle. Così, movimenti poi lenti, piano. Se le bolle, se si fanno delle bolle grosse, poi è anche abbastanza facile toglierle, nel senso che man mano che prendete il gel, chiaramente riuscite a toglierle. Quelle piccole sono un po' più bastarde. E io vi ripeto, in questo caso mi sarebbe meglio farlo ammorbidire e farle venire in superficie. Grande pieno. E poi la parte più complicata è quella del fondo. Perché il fondo spesso per grattarlo fuori qualche bolla l'andate a creare. E quella lì un po' ce le teniamo. Allora, come vedete, qualche bollicina c'è. Qui, però adesso si sta anche tenendo, avendolo tenuto un po' in lavorazione, si sta modificando, tra virgolette, si sta scaldando. E quindi, però sono bolle, non so se sì, si vede, tipo questa qua, che comunque è grande. Questa nel momento in cui voi lasciate il gel fuori, comunque sia, spesso e volentieri sale. Il trucco comunque è tutto lì. Se i gel sono di alta densità, non si fa altro che fare in modo che si scaldino un pelo, ripeto, sopra la lampada, non davanti, ragazzi, se no vi catalizza, e riuscite a. Questo ad esempio, questo gigante qua, tirate un attimo e si scoppia, infatti, ecco, si è aperta. Ecco, questo è il metodo che utilizzo io. L'ho sempre fatto, non ho mai avuto nessun problema e quindi continuo, anche perché è comodo, comodo e come vi dicevo in un precedente video, è carino da, cioè il vasettino comunque è molto più carino rispetto ai bianchi soliti che avete. Sempre una pulita. Sempre una pulita e via. Ecco ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Ne avevate bisogno, me l'avete chiesto, cioè volevate vedere, eravate curiosi di vedere come facevo, e questo è il mio metodo. Questo poi si può chiudere, ok. Io li lascio adesso tutta notte così, tranquilli e sereni. E domani mattina vengo a. Li chiudo e solitamente non hanno più bolle. Se vedo, come ripeto, che le hanno, vi ho spiegato già come faccio, quindi a posto. Vi aspetto come sempre su Social Nails. Il gruppo di video, ciao! Il gruppo di Facebook. E vi rimando al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao ragazze! Ah, ragazzi, dimenticavo.
Questo è il risultato il giorno dopo. Nemmeno una bolla. Di qua e di qua. Come vi dicevo, l'unico che ha mantenuto qualche bolla è questo qua. Ma poverino, l'abbiamo detto. Questo bisogna, come già detto, farlo ammorbidire e farle salire. Ecco, adesso sì che il video è veramente finito. Buona giornata, ragazze. Un grosso bacio. Ciao ciao!